Anche perché se preferisci vicino a me, Alberto, lui era Massenzio. No. Lui ha fatto Massenzio. Lui ha fatto Massenzio. No, me l'hanno scavata. E vuoi una vicina a non ti do la mano perché ovviamente sono i cavalli morti, ma sì, poi li lasci, li recuperiamo, no, qualche giornata tutto va bene. Oddio, ormai la devo. Scusa Alberto, una nostra rivocatrice vorrebbe casualmente qui Giulia. Il mio nome è Romano. Si chiama Giulia, voglio dire. Dal tuo perché? Tu ben sai, poi nella cristianità. Sì, pensare, guarda chi c'è qua. Allora, non ti scogliere. Allora, date? Sì, sto preparando il. E quindi Massenzio in realtà aveva già restituito i beni, cioè era stato infatti un pre-Costantino. Stata una battaglia religiosa. No, è stata una battaglia politica a tutti gli effetti. Vabbè, Massenzio, no, poi quasi lì per la fine definitiva della Chiesa. Poi Costantino non fu una zona, quello che è stato dopo. Molto buono. Stai morendo di freddo. Sì. Non era così l'altro giorno, eh? Cioè fino a ieri non era così. No, infatti, era che ieri siamo stati bene anche sbocciato. Meglio il freddo che la pioggia. Alla di nuovo. Buono, eh? Senza lievito chiaramente, non c'erano, vedo che non c'erano lievito nel tempo del fare. È più buono, perché non si sente il lievito. Mi sembra che dovrebbe fare un altro molto lievito. Sfidandolo a bulla, mi sono accorto che era preso dalla cucina per far vedere anche questa somiglianza alle persone appunto mi erano andato a cercare umane. Infatti è stato un po' proprio per comprarle perché sono ideali per ognuno per fare un po' tutto, quindi la base della cannella aveva gli ingredienti e appunto i remi. Poi appunto il sale veniva messo come condimento finale del sugo per fissare l'essenza all'olio d'oliva. E poi io mi sono provveduta a prendere la pietra pomice visto che le persone non rende far vedere solamente lo striggi, almeno quando faccio capire appunto che veniva usata come una pasta del sapone, insomma, con l'olio. La panazione cranica. Sì, noi l'abbiamo provata su questo occhio perché con questo archetto è una corda tesa allo stesso effetto del questo trapano. Quindi, se vuoi un pezzetto di pane così importante. Ah, adesso? Ma no, per fare. Io ho detto. Questi qua sono dei contenitori e loro utilizzavano per esempio per portare grandi strutture di gatto e addirittura dell'Ottocento è uguale identico ed è dentro questo contenitore c'era una ampolla di vetro dove tenevano i fili di seta che usavano per ricucire, per fare i punti di sutura. Come si fa a togliere questi? Questi qua erano. No, sapevo che erano estraibili, però in questo caso no. Non lo so, perché questi qua sono fatti di due materiali, perché appunto la lama deve essere di un materiale che si può riaffilare, quindi di questo sono sicura, però non so se è estraibile. Sono identici a quelli che ho filmato. Poi queste qua si mettono calde e sì, raffreddandosi. Sì, facciamo un effetto ventosa. Un po' piove. Sì, infatti. Allora, questo era molto buono. E questo anche? Purtroppo il libro non è finito. Sono
arrivato troppo tardi. Però non va a va bene? Ma dove eravate io? Qua c'era una televisione. Okay, io grazie. Ho portato come ciondolo così. Ma quella è roba in acrilico, normale. Lino! Super storico! Gli ha preso il fatto, acrilico! C'è avuto un momento di paralisi facciale. Questo tessuto a mano, c'ho i rotoli! Soffia, che siamo con Saccenne! Arrivo. Eccolo. Guarda, i pompieri e sei qui. Guarda, Belen Rodriguez per uno scherzo così all'età dei famosi darebbe ricompensato. Quindi si brucia la barba? Si brucia tutto, signora, non solo la barba. Sei spento. Un bel falò. Ma dai, mo' fa una fermata. Ma quello è il suo. Grande! Il signore del fuoco. Era pure umido oggi. È umido il pieno, facciamolo via. Guarda, se fai la seccia, troppo. Bravo. Ha fatto sta qui Giordo. Eccolo. Se riesce solo lui, Alberto. Passa tutta la notte. No, due giorni all'isola dei famosi lo cacciano via. Se c'è acciarino forgiato, sì. È a ferro, poi dopo scaldato e freddato. Non credo ancora niente. Se però adesso aspetta. Se io adesso sono bravo a insegnare. No, aspetta un attimo. No, io non ce la posso fare. Ma come no? Senti, diceva una cosa interessante, diceva che c'erano anche degli zolfanelli, voi ne sapete qualcosa? Allora, le tecniche che conosco io sono. Allora, la variante della selce impirite o marcanzina. La variante si ferma. Allora, per quale motivo bloccarlo con un panetto di legno? Anche perché bastano 4 diti di erba. Tu l'hai fatta la trappola. È praticamente invisibile. Loro dicono no. Dicono no. Qui ci andava un paletto di legno che dovesse conficcare il legno. Ma perché? Perché il legno che poi sarebbe infradiciato? Belli questi intorno a casa quando scavarcano, non sono mai i sensi. Questi sono stati utilizzati ad Alesia. Tantissime ad Alesia. Questo lo faccio sempre io. Sì, questa è la variante. Questo cade sempre in piedi. In piedi. Sempre. Giulio Cesare. Barbara. No, sì, anche i ninja. Torno a casa. Quando scavalcano che gli stati. È rimasto sul paletto. Buon appetito. Io non le ho anche sentite, devo che ti vada qui. Allora la cena me la fate. Basta, prima mano. Poi formaggio vermoso. Ho chiesto Formaggio vermoso. Stai a fare il discorso lì. È una prelibatezza quel formaggio lì, ragazzi. È qualcosa di fantastico. Soprattutto il cuore. Io sono una persona che sa apprezzare. Il cuore, quando vado a trovare i ragazzi in Sardegna. Lo so, me l'hai detto, ma io non. Siccome non andavo se ne portare arrivo di Chelongo. La quantità di informazioni che si possono avere, che ogni esperto ti sa dire il suo settore, quando non gli metti mai il Manolo. Qui alla fine riesci a venire con il ragazzo qua vicino. Vieni qua Johnny, ci senti di là con me. Ma io non immaginavo, pensavo fosse una...